Ciao, ciao Capricorno, benvenuto, bentornato e ben ritrovato in questo nuovissimo video YouTube. Allora, mamma mia, che caldo, ragazzi, vi giuro. Qui dove ho il posto dove faccio anche i vostri consulti privati, non sono a casa mia, ma sto pensando di, perché devo, ho bisogno di staccare quando faccio questo lavoro perché è super impegnativo. Però sto pensando di portare le carte a casa per un mesetto, quindi fino a fine agosto. Perché qui fa troppo caldo e non c'è né aria né ventilatore. O porto un ventilatore qua, però non lo so. Vabbè. Allora, Capricorno, non è l'oroscopo di luglio, quello l'ho già pubblicato, lo hai probabilmente anche già visto. Oggi ti insegno due cose. Allora, la prima, andiamo a vedere qual è una lezione che tu devi imparare dal passato. La seconda, vediamo che cosa ti accadrà a breve, sia nella vita in generale, sia in amore. Poi vedrai che usciranno tante cose. E se hai piacere, io poi pubblico i video per tutti i segni, quindi guardati anche il video per il tuo ascendente, luna e venere e il video del segno zodiacale della persona che ti piace. Vi ricordo, ultima cosa, che io faccio dei consulti e delle consulenze private personalizzate. E già ne sto facendo molti. Se avete piacere, nell'info box c'è la mail. Scrivetemi una mail e contattatemi, fatelo al più presto perché siete in tanti e devo organizzarmi l'agenda. Poi andrò anche in vacanza, quindi non sarò disponibile, quindi vi dico, insomma, affrettatevi perché siete in tanti e prima mi scrivete, meglio è, prima ci organizziamo. Ci tengo ed è anche molto bello fare i consulti perché è un modo per conoscersi e tanti di voi si emozionano anche mentre leggo le carte, quindi è una cosa che vi consiglio di provare almeno una volta. Allora, vediamo Capricorno. Che cosa deve imparare dal passato? Una lezione che non ha ancora appreso la bottiglia. Completamente, vediamo. Mi raccomando, iscrivetevi al canale. Poi vediamo con le carte degli angeli, che le ho fatte tra l'altro anche a uno di voi in questi giorni. Perché poi quando vi faccio le consulenze private, io ho 19 mazzi di carte, quindi vado a selezionare il mazzo che è più giusto, che è più azzeccato, che è più rispecchio, insomma, faccio delle scelte molto accurate, non faccio le cose a caso, c'è proprio un lavoro, uno studio dietro. Anche in base alla domanda che mi proponete, a quello che volete sapere o al tipo di lettura che richiedete. Vabbè, prendo queste tre perché non so qual era, quindi affido a loro. Vediamo altre due. Perfetto. Nel taglio c'è perduti nello spazio, quindi può essere che voi su certi aspetti vi sentiate un pochino persi e abbiate bisogno un po' di sapervi confrontare con gli altri o altro. Faccio una precisazione perché qua vi devo sgridare alcuni di voi, non tutti ovviamente, ma qualcuno che ha rotto le palle nello scorso video. Allora, io sono molto diretta, ragazzi, molto sincera, la vita è fatta per godere di tanta gioia, benessere fisico, psico, quindi non voglio rotture di scatole, quindi io sono diretta, sono Annina, sono una persona magica e speciale, ma quando c'è da dire le cose le dico. Allora, alcuni di voi nell'ultimo video hanno rotto perché io ho detto che il segno del Capricorno è un segno un po' contorto, un po' controverso, non è il mio segno preferito, mi hanno detto, ma quello che tu pensi va poi a modificare il risultato. Raga! Non dico di essere Dio o una persona super esperta, però so quello che faccio, anche perché anche le mie amiche mi dicono hai un dono, hai un talento, guai a te se smetti, quindi ci sto, cioè sto cercando poi di dare anche il meglio di me stessa in quello che faccio, chiaramente. Ma ragazzi, se io dico che il segno del Capricorno non è uno dei miei segni zodiacali preferiti, questo non significa che poi nella lettura io la sbaglio o non sono brava.
Rimane distaccato il mio pensiero. Semplicemente le persone che fino ad adesso nella mia vita, quindi non sto parlando di voi, sto parlando della mia vita, ho conosciuto di questo segno, e anche una persona, una donna in particolare, che è appunto nei social, se non mi sbaglio, che è di questo segno, non la sopporto. Proprio ha un carattere che non sopporto, trovo una persona veramente maleducata e che non mi piace, cioè veramente, come posso dire, una persona che ha mille, cioè proprio anche ha un modo di fare che mi fa venire sui nervi, proprio una persona, come si può dire, non fastidiosa ma irritante, ecco, irritante. Quindi non ho detto che siete delle persone che di questo segno siete brutti, cattivi, non mi piacete. Ho detto che semplicemente, quindi non va a intaccare con la lettura che faccio adesso, è una cosa a parte, alcune persone che ho conosciuto di questo segno le ho trovate un po' furbe, un po' irritanti, un po' scaltre, un po' che portavano l'acqua al loro mulino, complicate, un po' contorte, quindi è quello che penso. Non è quello che penso di voi, perché non mi permetterei mai e non vi conosco, e non va a intaccare la lettura e non è una cosa che mescolo. Semplicemente mi è capitato di parlare e ho detto questa cosa. Chiaro? Non rompete le scatole. Poi voi potreste essere le persone migliori del mondo a prescindere dal segno zodiacale. È un pensiero che ho detto io. Perché c'è una persona di questo segno che mi ha trattato male, anche qui sui social, è una persona un po' seguita, e io mi ricordo, non sono una persona che si dimentica, è stata una persona veramente maleducata anche nel rispondermi. E quindi io me lo ricordo, questa persona, avevo chiesto l'orario di una cosa a questa persona mi ha detto basta, sta maleducatissima, quindi me lo ricordo, stop, chiuso. Allora, vediamo che cosa devi imparare dal passato. Affidati a Dio, emozioni intense, quindi 5-5 Arcangelo Gabriele, 999 tempo di decisioni, 15-15 legge della sfida. Poi abbiamo grazia e generosità e tuffarsi in un'attività. Perfetto. Allora Capricorno, qui le carte ti dicono che se credi a Dio, agli angeli, al cielo, all'universo, no, al destino, affidati un po' a queste cose qui. Mi arriva un po' il messaggio come se tu magari in passato non avessi avuto fiducia, no, in quello che era il tuo avvenire o cose di questo tipo. Poi mi parlano di emozioni intense, quindi una cosa che potrei dire è che magari fai fatica a lasciarti andare o ad accogliere il prossimo o le persone amate, insomma non lo so, la situazione o delle persone con te. Solo che le carte ti dicono, se tu non ti lasci andare è un po' difficile che poi magari riesci anche a vivere delle situazioni belle, devi un po' cercare di essere malleabile. Poi non so se in certi contesti sei stato troppo buono o troppo buona, quindi io non mi faccio influenzare, ragazzi. Quindi attenzione a non essere troppo generoso, perché magari poi ci rimetti. Fanno vedere che forse hai rifiutato una proposta che ti è arrivata, un'opportunità, un corso, non lo so, hai rifiutato qualcosa, ripensaci a quella cosa, poi fammi sapere nei commenti se ti risuona questa cosa. Potresti aver rifiutato una proposta, attenzione, perché magari era quella giusta, questo ti dicono le carte. Poi i numeri te li ho detti, vedi se ti ricordano qualcosa. C'è l'Arcangelo Gabriele, quindi abbiamo ancora l'aiuto del cielo, chi ti protegge dall'alto, impara a dire la verità con fermezza e gentilezza, devi riuscire anche a esprimerti bene con gli altri, a dire bene quello che senti. E qui mi arriva molto una sfida che tu hai rifiutato ma che ti arriverà e ti aiuterà a non avere più paura e a vincere, a trionfare, ad essere una persona più potente, più incisiva, più sicura, più ferrea, più forzuta, passami il termine. Quindi attenzione, io controllerei, insomma, andrei a rivedere se ti è arrivata una comunicazione, un messaggio, un'idea, un'iniziativa, che può essere un hobby, una proposta, un corso, un lavoro, o anche una situazione d'amore, poi vedremo, insomma, tu sai di che cosa ti parla la carta.
Attenzione perché non avresti dovuto rifiutarla o accantonarla, ma anzi c'era qualcosa che tu dovevi imparare ed era una cosa propedeutica per il tuo futuro. Quindi ritorna in questa cosa, riavvolge un po' il nastro della tua vita, vai a vedere di cosa si tratta e vai a vedere se puoi effettivamente fare questa cosa, perché me lo dicono due carte. E infatti poi abbiamo le decisioni. Quindi smetti di procrastinare, è giunto il tempo di fare la differenza, agisci, prendi le decisioni, sii incisivo. Però questa cosa mi stuzzica molto, perché io ho proprio fatto la richiesta rispetto al passato, quindi ho proprio chiesto, ma che cosa deve imparare il Capricorno dal passato? Una lezione, e qui secondo me la lezione è che c'era un qualcosa che tu hai lasciato sfuggire, che non dovevi lasciarti sfuggire, e che invece ritornerà, quindi anche se tu non vuoi, tornerà, ed è una cosa che devi affrontare, una sfida, una cosa che secondo me anche ti spaventava, che ti servirà ad essere più forte, ad avere meno paura e ad essere invincibile. Vi faccio un esempio, poi nel concreto, nel quotidiano. Io ho rimandato per un mese il dentista, oggi sono andata, ho detto ti mordo se mi fai male. Così, sono andata, sono uscita ed ero un'altra persona, perché ho superato la mia paura. Ripeto, il discorso che vi ho fatto all'inizio, non voglio essere maleducata, lo sapete che sono una persona buonissima, sono Annina, sono un angioletto letteralmente, una piccola fatina, però cioè, se non capite, raga, non capite. E anche il volume dei miei video, cavolo, alzatelo, cioè io ho la voce alta in questo momento, non capisco come fate a non sentirmi. Alzate il volume, mettetelo al massimo, anche in editing lo alzo, io non parlo a bassa voce. Se parlassi a bassa voce, adesso vi faccio vedere come faccio, così vediamo se me lo scrivete ancora nei commenti, perché, cioè, io non parlo a bassa voce. Allora, vediamo che cosa ti accadrà prossimamente. Cioè, capito? Se io voglio parlare a bassa voce, parlo a bassa voce. Quindi, anche lì, alzate il volume. Ah, mi tocca pure sgridarvi. No, ovviamente non siete tutti, ma alcuni. Alza il volume. Raga, è al ma... Cioè, ve lo metto pure in montaggio. Alzate il volume. Mentre per il discorso che tanti mi hanno detto, ma sbagli, parti ma... No, raga, so quello che... quello che dico, quindi attenti anche, perché io ovviamente sono sempre buona, o anche la ragazza, mi pare, non mi ricordo se era ragazzo o ragazzo, l'ho scritto, non è che faccio la stesa sbagliata, è un mio pensiero, basta. Speriamo che il messaggio, insomma, sia arrivato e che, cioè, non è che mi lascio influenzare, semplicemente non è il mio segno zodiacale preferito, non sono falsa, sapete che io odio la falsità, quindi sono onesta. Allora, vediamo. Vediamo anche in amore che cosa potrebbe accadere. Allora, qui mi dicono che in futuro devi avere più ottimismo, più speranza, un po' te l'avevo già detto prima, a lavorare sulla tua forza, e ci sono dei cambiamenti in arrivo. Poi mi dicono di credere in te stesso, di lavorare sulla tua autostima, sui tuoi desideri. Poi chiedi aiuto, e anche un po' lo dicevo anche in un altro segno, quindi vatti a vedere anche il video per l'ascendente, luna e venere, e il video del segno zodiacale della persona che ti piace. Se tu sei una persona molto laboriosa, che lavora tanto, sappi ricompensarti, cioè datti anche un premio, apprezza quello che fai, in questo senso è molto 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 importante, quindi mi raccomando. Allora, una persona che potrebbe mostrarsi un po' tipo finge di fregarsene, in realtà gli interessa ma non te lo dimostra, perché poi abbiamo anche la carta dell'ignorarsi, quindi in amore ci potrebbe essere un po' un giochino, una persona che la sta lavorando su se stessa, oppure potresti essere tu, e qualcuno che vuole fare le cose troppo di corsa. Quindi in amore il consiglio è quello di innanzitutto valutare bene quali sono le intenzioni e cercare di smascherare un po' questa persona, perché qua non vedo tanta onestà.
fare le cose un passo alla volta, capire sempre bene chi si ha di fronte, capire che avere un po' di empatia, quindi capire che magari l'altra persona o ha una difficoltà o sta superando una sfida o ha qualcosa che non ti dice, e poi capire un po' gli atteggiamenti degli altri, quindi come mai c'è questo finge di fregarsene, ti ignora ma poi torna, capire come mai, cercare di andare un po' a fondo, anche magari parlare a cuore aperto e chiedere come mai questa persona ti ignora ma poi ti cerca, poi magari lancia frecciatine, poi ti fa un po' ingelosire, quindi se non capisci magari gioca d'astuzia anche tu. Io ti mando un bacione, mi raccomando iscriviti al canale, lascia un commento, fammi sapere che cosa ne pensi, un grosso bacio, un abbraccio e al prossimo video. Ciao Capricorno!